Nello scorso episodio di Pokémon Spada e le terre innevate della corona. Qua c'è Mimikyu? No, c'è Clefairy. Sai, era molto più carino quando c'erano i. L'avessi visto di persona per davvero? You are astonishingly perceptive. Sì, ok, dove li devo piantare? Me lo spieghi? Ma dove? Ma. In questo episodio di Pokémon Spada e le terre innevate della corona. Ma buon salve a tutti amici miei, bentornati sul mio canale, io sono Furio Nintendo e oggi siamo tornati su Pokémon Spada, le terre innevate della corona, per fare il nostro quarto episodio. Prima di iniziare però, sigla! Allora, in questo episodio siamo tornati su Pokémon Spada, la terra innevata della corona. In questo episodio dobbiamo chiedere al nonnino di farci una cosa, vai. Di farci un nastro. Oh, colui che ha salvato il nostro villaggio. Sei qui per consultare i libri? Avrei bisogno di un favore. Che? Vuoi che realizzi delle briglie del legame? Non saprei come aiutarti. Ai tempi del mio bisnonno non sarebbe stato un problema. Oramai non c'è più nessuno che sappia fa come fabbricarle secondo la tradizione, e ti pareva. E poi non credo proprio che tu abbia il fiore necessario per realizzare le briglie. Sì, ce l'ho. Quello è un petalo fiore lucente? Sì, è davvero quello, vuol dire che è il re dell'abbondanza, ma no, non è possibile. Oh mio Se ricordo bene, i miei antenati fabbricavano le briglie del legame con fiori e peli di Pokémon, seguendo i metodi tramandati nelle favole. Si tratta di un'antica tradizione che ormai è andata perduta. Però il minimo che possa fare per ringraziarti per l'aiuto che ci hai dato è provare. Dammi pure l'occorrente. Sì, vai. Sperando che abbia successo. Non so se sarò in grado di eguagliare la maestria del mio bisnonno, ma proverò a riportare in vita le tradizioni del villaggio. La scintilla sugli occhiali proprio. Taglia, taglia, cuci, cuci. Niente da fare, non ci siamo. Guardate il mio avatar! Anche se sono piuttosto abile nei lavori manuali, temo che per realizzare le briglie sia necessaria una tecnica più fine. Non fare quella faccia, ti prego, sono veramente desolato. Hello darkness, my old friend. Ok. Ehi, capo! Pioni. Ho un problema con la doccia nella mia stanza, non esce più acqua calda. Oh, sono spiacente, più tardi vengo a controllare. Ehi, capo squadra! Stavate facendo qualcosa di importante? L'atmosfera è un po' tesa. Il capo del villaggio. Tutto qui il problema? Basta fare una specie di nastro, no? Su, dammi qua il necessario. Bene, adesso cosa dovrei fare con questo petalo e questi peli? Se mi è permesso, appoggi i fiori in delicate spire e intreccia le crini per il nostro sire. Ma cosa? Serviva proprio cantare? Vabbè, ho capito. Taglia di qua, cuci di là, tralala là. Boh. Toh, ecco qua, così va bene? Breghi e legame, bene. Sì. Chi l'avrebbe mai detto che costui ce l'aveva un simile talento? Sono le briglie del legame, proprio come quelle descritte nei racconti tramandati dalla mia famiglia. Non per niente cucio io i vestiti per quella ribelle di mia figlia. Oh, almeno fai qualcosa, è anche utile. Ecco, almeno quello. Cioè, voglio dire, sono già grato di questa pochezza. Anche il completo di esplorazione che ti ho dato è frutto delle mie manine d'oro. Quanto ci avrei messo? Almeno un anno, boh. Ad ogni modo, sei riuscito a ottenere le briglie del legame. Sono davvero contento. Bene, usciamo. Ehi là, mi sono trovato di nuovo a dormire in piedi all'aperto. Stavo congelando, così sono tornato alla base per farmi una bella doccia calda, ma niente, l'acqua era gelida. Mi è preso un colpo, tanto che sul momento. Sì, ma almeno fammi finire, no? No, Claridex, no, Claridex. Calyrex, non Claridex, nyeh. Giovane umano, sei riuscito a fabbricare le briglie del legame? Alla perfezione. Oh, ma che splendida notizia! E le buone novelle non finiscono qui. Ho finalmente scoperto dove si trova il mio fido destriero. Spectrier è rifugiato al Tempio Corona. Eravamo soliti recarci là insieme un tempo. Finora avevo cercato di evitare quel luogo perché mi ricordava i tempi andati, ma lui invece, possibile che abbia voluto immergersi nei ricordi del tempo passato insieme? No, non può essere. Il Tempio Corona si erge sulla cima della montagna a nord. Ok,
Vorrei che salissi fin lassù portando con te le briglie del legame e la carota. Io ho fretta di raggiungere il mio destriero, quindi ti precederò. Faccio affidamento su di te, giovane umano. Va bene. Ma in questo episodio non so se lo faremo, perché avevo in mente di fare un'altra cosuccia. Ho detto progressi negli appunti, sì, bla bla bla. Perché io in questo episodio, amici miei, volevo andare a fare un'altra cosuccia. No, e dai, cosa succede? Delle zampe, allora? Che c'è? A parte che off camera ho catturato un Mewtwo a caso. Ve lo faccio vedere subito, prima di subito proprio. Eccolo qua, vedete? L'ho catturato da solo, ve lo giuro. Bene, dunque in questo episodio volevo andare a fare una cosa molto caruccia, che spero che nessuno l'abbia già fatta su in Italia. Dunque, Oscar, come molti di voi sapranno, io amo Slowpoke, no? E avevo in mente di farmi anche Slowking. E in questo episodio vi farò vedere proprio come si ottiene lo Slowking galariano. Eh sì, è questa, bene, intanto qua c'è anche un MT, Magi Brillio, bello. Dunque, arrivati a questo punto, bisogna parlare con questa nonnina qui. Quanti sei? Tre di rami calarnoce, sai cosa puoi ci fare? Lo sai, indovina? Una coroncina di rametti, portami i rami, sì, ecco. Lasciami fare, ok. Traccia là, intreccia di qua. Ecco fatto, sì. Corona calarnoce, e adesso, finalmente. Trovi, sì. Bene. Adesso finalmente possiamo fare questa cosa. Eccola qua, corona galarnoce, la diamo a Slowpoke, vai! Oh, Slowpoke si sta evolvendo. Finalmente, da quanto ti stavo aspettando, Slowking! Finalmente! Eccolo qua! La mia squadra è finalmente ipercompleta. Dunque, Pokémon Stregone. Lo shock dell'evoluzione e le tossine hanno favorito lo sviluppo dell'intelletto di Shellder, che ora è in grado di manipolare Slowking. Un po' brutto, però va bene. Dunque, vorrebbe imparare inquietantismo. Vai! È bellissima la mossa, l'ho vista... La prima volta che l'ho vista mi sono proprio innamorato. Allora, togliamo... Fatemi pensare. Aspettate, devo rifletterci un attimino su. Sì, ok, ho capito. Allora, togliamogli intanto psichico, vai. Ah, ma onda inquietantissimo, sono 5, aia. Allora, togliamogli onda sana per il momento, vai. Vorrei farlo, ve lo vedere in battaglia, dopo forse lo farò vedere. Inquietantissimo, bene. Che bello. Sì, è Beartic. Beh, così possiamo finalmente vedere un po' Slowking in battaglia. Voglio provare inquietatentismo. Riposo, ok. Vai, vediamo un po'. È bellissima. Una bellissima mossa. Dunque, perdi qua. In questa grotta, tunnel scalata. Ci sono vari Zubat e... Dovrebbe esserci da ste parti, forse. Forse non proprio da ste parti, però qui vicino. No, qui. Vabbè, non lo so, siamo appena usciti dalla grotta. Ah no, ok, c'è un altro pezzetto, mi ero dimenticato, pardon. Qui, in questa grotta, forse. Dovrebbe esserci. No, non qui precisamente. Qua? No. Vabbè, probabilmente non lo vedremo. Però c'è la possibilità che spawni un Salamence. Quindi se volete un Salamence, bello, allora lo... Ecco qui. Che ci fa un Dratigon qui fuori? Boh? Per quale motivo? Ci sono anche... Eccolo Salamence! Non pensavo che Salamence e Dratigon potessero spawnare qui fuori. Va bene, comunque siamo quasi arrivati ormai. Anzi, ormai siamo arrivati. Tempio Corona.
Fantastico. Dunque, ci sono degli oggetti qua. Consiglio di prenderli prima di fare qualsiasi cosa. Psichico, bello. Finalmente. Vabbè, no, è un ADT, ok, quindi ok. Se fosse stata un MT sarebbe stato meglio, però va bene. Revitalizzante Max, molto utile. E adesso Slowking, ci sei? Amico mio? Bene, andiamo. Alright. Non posso usare la bicicletta qui perché è un luogo sacro forse. Va bene. Vai. Adesso succederà una cosa molto bella. Giovane umano, ti stavo aspettando. Sai, una volta il Tempio Corona era la mia dimora. Spectre ne ha di certo fatto il suo rifugio per schernirmi. Ora che ho perso il mio potere, oh, vedo che mi hai portato le briglie del legame. Ti ringrazio. Mm-hmm. Questa morbidezza, questo colore, questa lucentezza. Oh, quanti ricordi mi riportano alla mente. Che nostalgia. Devi sapere che Spectrier è un Pokémon estremamente fiero. Accetta che gli salga in groppa, solo che si dimostra la sua altezza. Ma ora posso usare le briglie del legame per trasmettergli direttamente il mio potere. In questo modo dovrei riuscire a convincerlo a essere ancora degno di lui. Giovane umano, ora possiamo attirare qui il mio fido destriero. Per fare ciò, deponi la carota oscura nel recipiente accanto alla sua al suo non ho la fine del giaciglio? Boh, non lo so. Nel recipiente sì, vai. Giovane umano, finalmente è giunto il momento. Tuttavia, già una volta hai avuto la meglio sul mio fido destriero. Di sicuro non si avvicinerà di sua volontà a chi considera una minaccia. Pertanto non ci resta che nasconderci e attendere il suo ritorno. Ma che roba è? È una testa enorme ed è in groppa. Ma che parla? Embe? Ah sì, non ci capisco niente, ma sarà come dici tu. Piuttosto, chi saresti? Oh no, di nuovo! Giovane umano. Grazie a te il mio fido destriero è tornato al mio fianco. Questo mi ha permesso di recuperare del tutto i miei poteri. Ero convinto che non ci fosse più nessuno a venerarmi. E avevo anche perso il mio fido destriero. Ora è scivolato nel baratro della solitudine. Ma tu mi hai salvato. Non ci sono davvero parole per esprimere la mia gratitudine. Quindi ho una proposta. Se riuscissi a catturarmi, ora che ho recuperato i miei poteri, potrei riconoscerti come mio pari e aiutarti nel tuo cammino. Quando ti sentirai pronto, vieni a sfidarmi. Ma prima, è meglio che riporti questo umano nel luogo in cui l'hai trovato.
l'ho trovato. Sarebbe alquanto tragico lasciarlo qui, a congelare sotto questo gelido cielo. La scenetta è stata epica. Comunque no, in realtà ci è tornato da solo, in realtà. Parto con Slow King. Va bene, sono pronto. Ovviamente. Oh mio Dio, questa host! Vai! Direi di iniziare subito con... Allora, voglio vedere come funziona idrobreccia, vai! Voglio vedere un po' come funziona. Livello 80! 80! Psichico, ok. Ok, vabbè, va benissimo per il momento, vai. Gli togliamo poco alla volta. Dai, idrobreccia. Speravo un po' di più. Oh, finalmente, mamma mia! Alleluia! Che ne so, cioè, aveva un chicco di vita e continuava a uscire, perché? Oddio, finalmente! Pokémon Imperatore, Psicospettro, quindi bellissimo. Si narra che abbia percorso l'intera Galaria assieme a un Pokémon a cui era profondamente legato per rendere fertili le terre sterili della ragione. Non voglio dare soprannomi, invia i box, finalmente! Oh! Bene, bella roba. Giovane umano, anzi Fura. Sarà un onore per me accompagnarti nel tuo cammino. Sarà meglio. Ehi, capo squadra, sono io, Pioni. Ho appena fatto un sogno assurdo in uno strano tempio. Sì, bla bla bla. Tutto ok. Sto benissimo. Bene, la squadra di esplorazione e sicurezza viene prima. Ok, il turno finisce qui. No. Tu progressi negli appunti, sì, basta. Vai a fare riporta Pioni. Bene, voglio vedere un po' Calyrex così. Intanto non deve stare qua, deve stare qui, da ste parti. Aspettate un attimo che ho fatto un po' di ordine. Va bene, amici miei. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come dico sempre, iscrivetevi, mettete mi piace, lasciate tanti bei commenti anche nella mia pagina Instagram e Twitch, ovviamente, che trovate sotto la descrizione di questo video. Attivate la campanella, condividete i miei video sui social. E noi Furabiotti ci rivedremo